Il mio nome è Valeria Moretti, sono la responsabile per l'antropologia fisica all'interno del Laboratorio di Scienze Applicate del Parco Archeologico di Pompei. Antropologia fisica significa che io mi occupo di quelli che sono i resti scheletrici umani che provengono dagli scavi di Pompei, mi occupo anche del pregresso di ciò che abbiamo in laboratorio, ci occupiamo anche della conservazione, oltre che dell'essere, diciamo, l'assistenza durante la musealizzazione. In questo particolare caso io sto studiando dei reperti scheletrici che provengono dai grandi scavi di riprofilazione dei fronti. In questo momento sto procedendo all'analisi morfologica di quelli che sono i resti scheletrici umani e alla divisione degli individui, perché in questo caso sono stati rinvenuti frammisti fra loro a causa degli scavi antichi. Però, oltre all'analisi morfologica, avremo la possibilità, tramite l'attuazione di convenzioni che già sono attive e in parte invece andranno create a seconda di quelle che sono le domande archeologiche che andremo ad affrontare, con una serie di istituzioni diverse. In questo caso, questo cranio sarà sottoposto all'analisi del DNA che verrà estratto dall'interno di quest'osso. Estrarranno la rocca petrosa del temporale e da questo potremo avere, se siamo fortunati, il genoma completo dell'individuo. Tutto ciò verrà fatto per tutto il resto del materiale scheletrico. E in questo caso ci sarà utile per determinare anche le relazioni parentelari, ma in generale può essere un meraviglioso mezzo per riuscire ad avere un'immagine completa di quella che era la popolazione di una città vivente nel 79 d.C.